Ciao a tutti! Oggi prepareremo la chiffon cake alla Nutella. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa, più il tempo di raffreddamento. Gli ingredienti sono cacao, acqua, Nutella, olio di semi d'arachidi, uova, tuorli albumi separati, zucchero, farina, lievito per dolci, sale, crema tartaro e vanillina. Per la glassa, Nutella, burro e latte. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale i tuorli. Li lo zucchero. Ed azioniamo il bimby per 8 minuti, 37 gradi, velocità 4. Aggiungiamo l'acqua, l'olio, il cacao, la vanillina e la Nutella. Ed azioniamo il bimby per 40 secondi a velocità 4. Aggiungiamo la farina, il lievito, il sale. Ed azioniamo il bimby per 40 secondi a velocità 4. Trasferiamo in una ciotola capiente, laviamo e asciughiamo bene il boccale. Dopo aver lavato e asciugato bene il boccale, posizioniamo la farfalla sulle lame, mettiamo gli albumi e il cremor tartaro. Li facciamo montare per 4 minuti, 37 gradi, velocità 4. Gli albumi sono perfettamente montati, adesso li metteremo un po' alla volta nel composto al cioccolato. Ed amalgamiamo delicatamente con movimenti dall'alto verso il basso. E continuiamo ad amalgamare. Il composto è pronto. Trasferiamolo in uno stampo per chiffon cake del diametro di 24 cm senza imburrare ed infarinare. Cuocere in forno preriscaldato statico a 160 gradi per 1 ora circa. Una volta cotta, estrarre lo stampo dal forno e capovolgerlo e lasciare raffreddare completamente prima di rigirarlo. La torta è cotta. Lasciamola raffreddare completamente a testa in giù prima di rigirare lo stampo. La torta si è raffreddata, rigiriamo lo stampo. Con
coltello a punta tonda stacchiamo dai bordi la chiffon cake. Trasferiamola su un piatto da portata. Prepariamo adesso la glassa. Mettiamo all'interno del boccale il burro, il latte, e la Nutella. Ed azioniamo il bimby per 4 minuti, 50 gradi, velocità 2. La glassa è pronta, versiamola sulla torta. Chiffon cake alla Nutella. Grazie e alla prossima ricetta!